Più sei vicino alla morte, più ti senti vivo. Tu sei James, vero? Sì. Chi è quello? Niki Lauda, il nuovo ingaggio della Ferrari. Ma non è nessuno. Guarda come guida, come un vecchio. Per quale motivo dovrei guidare più veloce? Perché te lo chiedo io. Duello assolutamente incredibile tra due grandi piloti. La prossima volta ti batto. Non hai speranze, pensi solo alle feste, per questo piaci a tutti. Sì, lo so, sono terribile. No, non sei terribile, sei quello che sei a questo punto della tua vita. Non basta essere veloci per essere un campione, devi crederci. È tutta la vita che aspetto questo momento. Posso batterlo, fidati. È costante, affidabile. Metterà la vita in gioco quando servirà davvero? Benvenuti al duello più appassionante dell'ultimo decennio. Il campione del mondo Niki Lauda, intrappolato in un inferno di 1000 gradi centigradi. Parlami, James. Non metterti con uomini che per trovare la normalità vogliono uccidersi. Cosa ha detto sua moglie quando ha visto la sua faccia? Ha detto, non serve una faccia per guidare, serve il piede destro. Mi sento responsabile per quello che è successo. Perché tu vincevi mentre io lottavo con la morte. E sei responsabile anche d'avermi fatto risalire in macchina. Via. 42 giorni dopo l'incidente che gli è quasi costato la vita, Niki Lauda torna oggi a correre. Più forte della paura della morte è la voglia di vincere.